Mi è venuta un'idea con i sottopentoli IKEA. Quindi mi è venuto l'IKEA! Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Nuova IKEA meravigliosa su Arte per te. Sì, sì, mi è venuta una carinissima idea con i sottopentola e i sottobicchieri dell'IKEA. Quelli in sughero, questi qui per intenderci. Allora, voglio trasformarli in qualcosa di meno rustico e più elegante per immandire le tavole con poco prezzo, perché costano veramente pochissimi o vengono venduti in... vi lascio il prezzo qui sotto, ma è veramente un prezzo irrisorio, e ho cercato di abbellirli in due modi differenti. Sto utilizzando la tecnica del fare con la Big Shot e fare anche a mano libera per dare le due alternative a chi mi segue. Chi ha la Big Shot potrà usare la Big Shot per creare la decorazione per questi nostri sottobottiglia. Sto trasformando il tutto in dei sottobottiglia barra sottoteiera e sottobicchiere sottotazzina da tavola, per rendere delle cose che siano strutturalmente validi, come appunto il sughero, delle cose anche eleganti da portare a tavola, magari per imbandire delle bellissime tavole autunnali e natalizie, viste i colori che hanno. E allora, chi ha la Big Shot prenda la Big Shot, chi non ha la Big Shot riscaldi le mani e andiamo ad applicare la tecnica dello sbalzo con questa IKEA che mi è venuta. Spostiamoci di là. Ed eccoci pronti per la fabbricazione dei nostri sottobottiglie e sottobicchieri da vino. Io li ho immaginati con un mi è venuta un IKEA fatto con IT, che sono questi sottopentola, e con IKEA 365 più, che sono questi sottotazza. Ma se non avete IKEA a portata di mano, non vi preoccupate, perché potete fare la stessa cosa anche con i tappi delle confezioni. Per esempio, barattolo di cacao, prendete, qui è sporco, scusate, prendete il tappo e lo utilizzate per il sottobottiglia, mentre per i sottobicchieri potete usare anche i tappi delle Pringles, per esempio. Vi do sempre le alternative. Noi oggi useremo la Big Shot della Sizzix, ma non vi preoccupate, perché vi farò vedere anche la variante fatta a mano, così che chi non ha la Big Shot potrà realizzare il progetto anche manualmente. Quindi ci occorrerà, se ce l'avete, la Big Shot, se no le vostre dolci manine, una pistola a caldo, quindi i tappi, o i sottopentola, uno per ogni sottobottiglia e uno per ogni sottobicchiere, un tagliabalza. Se farete il progetto a mano ci vorranno dei bulini ed una base da taglio, un qualcosa di morbido su cui appunto poggiarsi. Se invece usate la Big Shot ci vorranno delle fustelle. Io oggi userò queste della Bobanni, questa striscia così, che si chiama Elegant Border, ed effettivamente la forma che verrà fuori sarà questa. E poi per i sottobicchiere userò questa qui, la più larga di tutte. È questa che fa parte del Tris Hornet Doilies, eccola qua, i nomi li trovate scritti qua. E poi ci occorrerà del foglio da sbalzo. Io uso questo della Ferrario, con cui mi trovo benissimo, e questo non me l'ha mandato la Ferrario, l'ho comprato molto tempo prima, potete vederlo dal video che vi allego qui nella i col pallino. Con questo ci ho fatto l'angioletto, che sono appunto dei fogli, vi faccio vedere, io li ho argento e rame, ma ci sono anche tutti argento e dorato, o mi pare anche tutto rame, non ricordo, comunque ce ne sono di varie colorazioni. Io ho questo e questo utilizzo e mi piace tantissimo, anche perché ricorda molto i colori autunnali. Quindi cominciamo subito. Come prima cosa monto la mia Big Shot con base spessa, base sottile, quindi tappetino da taglio e fustella, che posiziono così in maniera obliqua. Nel frattempo prendo anche il mio foglio da sbalzo e ne taglio una riga, che appongo sopra la mia fustella, quindi metto su l'altro tappetino da taglio e faccio passare, sperando che vada tutto bene, sotto la mia fustella. Cominciamo? Abbiamo fustellato, credo,
la nostra prima striscia, che ora piano piano dovremo liberare da tutti gli ingombri in eccesso. Quindi piano piano, con un po' di pazienza, cerchiamo di liberare la nostra striscetta dalla fustella. Quello che avremo alla fine sarà questo bellissimo ghirigoro. Ora quello che devo fare è far uscire tutti i ghirigori, quindi è un lavoro di estrema pazienza nel far venire fuori tutte le forme fustellate e rimettere di nuovo in asse tutti i ghirigori. Ora, di queste strisce tutte traforate dovete farne due. Ovviamente dipende molto dalla circonferenza del vostro poggiabottiglie, perché in pratica questa striscetta deve ricoprire appunto la circonferenza del vostro portabottiglie. A me ne occorrono due e proseguo in questa direzione. Dopo aver fatto le striscette così tutte intagliate, faccio la base fustella tonda, pezzo di foglio di alluminio. Quindi altra fustella, come sempre due basi, arriviamo e arriviamo avanti come sempre e dietro e ancora avanti. Io la vedo ben intagliata, ma per facilitarmi il lavoro faccio quattro passate in modo che tutti i piccoli micro buchini mi vengano facili da liberare. Questa Express è comodissima proprio per questo, perché non si sposta nulla, le passate sono fluide, voilà. E adesso libero il mio, tra virgolette, sotto, ecco qua, bicchiere, che anche così è bellissimo. E anche in questo caso poi con il bulino e la base da taglio mi passo il tempo e a uno libero tutto quello che c'è da togliere. Piano piano, senza fretta. Arrivati a questo punto, qui dobbiamo fare un'altra cosina. Riprendiamo la fustella e la utilizziamo a mo' di guida. Sì, avete capito bene, un uso alternativo della fustella, perché ragazzi miei, qui siamo sempre su Arte per Te, mica cotiche, quindi a un certo punto io sì, ho le cose, ma le utilizzo anche in maniera diversa. La risovrappongo così e semplicemente ricalco la forma del giro interno. Quindi con un tagliabalza piano piano ritaglio e ribadisco il piano piano. Bene, adesso abbiamo tutti i pezzi, possiamo assemblarli. A questo punto proseguiamo con l'assemblaggio dei pezzi. Il primo è molto molto semplice, perché basterà adornare con questo cerchio metallico la base in sughero. E allora vi consiglio, con la colla a caldo, un velo sottilissimo, applichiamo ben centrato la nostra bordura metallica. Guardate che delizia di sottobicchiere. Facciamo la stessa cosa con il sottopentola. Mettiamo la colla solamente negli spuntoni più in basso di ogni decorazione, in modo da farla agganciare ben bene, e foderiamo così tutta la circonferenza, lasciando due aperture laterali in modo da far uscire più agevolmente le nostre bottiglie. Ed ecco, guardate cos'è diventato. Ora ditemi, non è meraviglioso? Non è una parte buona, non è una parte fondante del vostro servizio buono? Adesso però vediamo come farlo senza la Big Shot, cioè tutto a mano. Verrà un po' diverso, molto più artigianale, ma altrettanto bello, vedrete. Ok, prendiamo una striscia di metallo e possibilmente voi preparatevi un disegno. Io non lo farò, perché è solo un esempio quello che sto per darvi. Adesso piano piano possiamo creare
un bel disegno. Il nostro lavoro dovete farlo su due fascette perché naturalmente deve ricoprire anche qua la circonferenza. Io qui procederei in maniera un po' diversa. Avendo la fascia continua e libera, sapete cosa faccio? Prendo il tagliabalza e incido un binario tutto attorno al perimetro del poggiapentola. Prendo, che ne so, mezzo centimetro di distanza e incido la circonferenza. Ok, a questo punto scavo lo spazio col bulino e piano piano la inserisco all'interno e successivamente do un giro di silicone tutto attorno in modo da fissare ciò che ho inserito. Ed eccoci qua, al lavoro finito, guardate che bello! Allo stesso modo potrete adornare il sottobicchiere. In questo caso cosa faccio? Io passo il bulino nell'esterno, la ritaglio con un leggero disavanzo. Cerco di essere fluida nel taglio, comunque poi lo aggiusterò. Ritaglio aiutandomi con la cartina o con la base la parte interna, quindi me la segno come sopra, sempre a bulino o a matita, è la stessa cosa. Ok, e anche qui, stando leggermente più interna, ritaglio la mia circonferenza. Innanzitutto marchio così bene tutto il bordo in modo da ammaccarlo leggermente e poi su ciò su cui sono passata punzono tutto con le palline uno accanto all'altra sia sull'esterno che sull'interno. All'interno continuo con qualche ghirigoro e delle puntine. I disegni potete deciderli tranquillamente voi. Ora finisco il lavoro e ci vediamo al lavoro finito. Ok, adornato tutto il superiore, vi dico solo che non mi sento più le dita qui e ho leggermente arrossato, come vedete è un lavoro duro ragazzi. Metto un filo di colla a caldo su tutto il bordo del sottobicchiere o sottobottiglia, perché qua c'entra anche la bottiglia, quindi decidete voi la destinazione e voilà, adagiamo. Finito! Allora, la versione rustica fatta a mano, voilà. Io l'ho immaginato come porta bottiglie da tavola e sottobicchiere, ma anche come porta teiera e sottotazzina, ma anche come porta panettone e vino dolce, per esempio. Insomma, sbizzarrite la vostra creatività, oppure la versione big shot con fustelle, quindi più delicata, più elegante, più tipo antica, più da servizio buono, diciamo così. Guardate che bella, è proprio bello anche questo. Bene, vi lascio alle foto e poi decidete voi per cosa utilizzarle, dal panettone alla teiera alle bottiglie, basta che impreziosiranno le vostre tavole. Ora io devo ripulire il mio di tavolo, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo, ciao! Thank you.
molto belli i nostri sottobottiglie, i nostri sottotagliera. Potete usare anche quelli piccoli come sottobottiglia da vino singoli. Insomma, sbizzarrite la vostra creatività. Certo, con la fustella e la Big Shot si fa molto prima, è ovvio, ma anche a mano libera diciamo che il manufatto ha il suo bel perché. Uno risulta più elegante, più inglese, quello con la Big Shot, mentre quello a mano libera più rustico, diciamo più da taverna romana. Quindi sono due cose bellissime entrambe da portare a tavola, ma con un sentire diverso. Se ti può interessare, io la Big Shot l'ho ricevuta dal sito Creabello, che ha dei prezzi veramente eccezionali. Infatti io ho attenzionato questo sito proprio in merito alla proprio perché i loro prezzi mi sono balzati agli occhi. Vi lascio infatti qua sotto il link dove potete trovare la Big Shot e tutti i suoi accessori a dei prezzi veramente convenienti. Se vi può interessare, trovate tutto qua sotto. So già che me lo chiederete in 500. Decidete voi quello che fa di più per le vostre tavole, soprattutto se li rifate, postatemeli sulla mia pagina Facebook. Vi lascio il link qua sotto. Io vi aspetto sempre su Facebook, su Instagram. Vi aspetto sempre qui sul canale e da un po' sto cercando di prendere confidenza anche con Pinterest, anche se a volte ancora ho qualche difficoltà. Quando sarò pronta vi annuncerò anche la pagina Pinterest di Arte per Te. E niente, che dire, per il resto fatemi tutte le domande che volete qui sotto al video. Se il video ti è piaciuto, sbalzami un bel pollice in su e condividi questo video sulla tua pagina Facebook, e noi ci ritroviamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto. Ciao, alla prossima volta! Ed eccoci giunti al sorteggio dei premi messi in palio da Creabello, e quindi la due fustelle per voi. Allora, i commenti qui sono 511, a voi amate farmi contare, vero? Io di questo sono felicissima, no, sono davvero felicissima che partecipiate così in tanti. Quindi 511 commenti, naturalmente sorteggerò dal più recente al meno recente e sorteggerò con random.org. Come al solito sorteggerò uno solo di voi e vinceranno lui e quello successivo, perché sennò devo passare la vita a contare in pratica, e non va bene. Abbiamo detto che siete stati a commentare 511, naturalmente ho tolto i commenti fuori tempo massimo, ragazzi, allora vado. 511, uno di 511, chi sarà? Incrociate le dita. 41, che fortuna, sono contenta, così devo contare poco. Adesso vedo chi sono il 41 ed il 42, che sono i vincitori, e vi dico subito che il 41 vince la fustella, quella a fiore, e il 42 vince la farfalla. Quindi vado a contare e vi dico chi sono i vincitori. Il vincitore sarebbe per due volte Ciao Giulia, perché è il 41 e il 42, però come faccio sempre, se si è la stessa persona, io vince Giulia la fustella a fiore, poi salto lei e vince quello successivo, il 42 conto sia lui che è lei, anzi Kate. E allora, avete vinto voi due, penso che Giulia sia una ragazza. Ragazze, avete vinto voi due. Tra l'altro lei, Kate, mi aveva detto che la desidera veramente tanto, quindi bene, hai vinto la farfallina e il panno Lenci, mentre tu, Ciao Giulia, hai vinto la fustella a fiore. Fatemi sapere il vostro indirizzo che vi manderò i premi. Per tutti gli altri non demordete, perché presto torneranno nuovi sorteggi su Arte per Te di cose bellissime. Quindi vi aspetto tutti per il prossimo video. Ciao!